Parità con gol 2-2 tra Celano e Amiternina. Grande avvio di gara di Marsicani che avevano ipotecato la vittoria portandosi sul 2-0. Poi però si sono seduti permettendo alla Amiternina di rimettersi in carreggiata raggiungendo nel finale il meritato pari. Si gioca sul neutro di Luco dei Marsi per il secondo e ultimo turno di squalifica del campo celanese. Squadra al completo 4-4-2 per il tecnico marsicano Pasquale Luiso che si affida alla regia di Capitan Marfia e alla coppia d'attacco Buongiorno Mercogliano. 3-5-2 per Angelone, Torbidone e Lucas Lenart in attacco, David Lenart preferito a Santilli. Si nota sin dai primi minuti la maggior voglia, la maggior aggressività nei contrasti del Celano. Già al settimo un primo campanello d'allarme per la Amiternina suona con la gran girata dai 20 metri di Mercogliano, traversa piena, una gran giocata che avrebbe meritato di più. Timida risposta scoppitana con Petrone che appoggia a Rausa, centrale facile per Amabile. Al 17esimo Celano in vantaggio su azione d'angolo nel mucchio, arriva la zampata del solito Buongiorno che sorprende tutti e in qualche modo pesca l'angolo alla destra di Di Fabio. 1-0 col quinto gol dell'ex attaccante del Messina. Passano poco meno di 5 minuti ed il Celano raddoppia con una punizione dello specialista Marfia. La sua traiettoria corretta dalla barriera sorprende Di Fabio. Gara in discesa per i marsicani che provano subito a calare il tris. La conclusione in corsa di Luzzi al 26esimo lambisce la traversa. Solo dopo aver preso gli schiaffi la Amiternina si sveglia. Mezz'ora rausa per Petrone che fallisce il piattone. 39esimo discesa di Torbidone che però non impensierisce Amabile. 41esimo fiondata di David Lenart per Rausa, Amabile sventa in uscita. Sul finale di tempo proteste ospiti per un presunto atterramento in area di Torbidone ad opera di Simeoni, Catucci di Foggia fa giocare. Nella ripresa la Amiternina continua a menare le danze, il Celano smette di giocare, Angelone passa al 4-3 con Gizzi e D'Alessandris per Lucas Lenart e Di Paolo. Debole la punizione di Carrato al 13esimo, lo stesso Carrato al 20esimo pennella il corner che viene sfruttato alla perfezione da Capitan Valente che svette in maniera perentoria tra le belle statuine celanesi e accorcia le distanze 2-1. Sullo stesso asse è quasi pareggio, dopo 4 minuti piazzato di Carrato Valente va in tuffo e sfiora il montante. È un monologo giallorosso che il Celano sulle gambe non riesce ad arrestare, Carrato scambia col neentrato Terriaca ma tira debolmente, ancora Carrato al 39esimo inventa per Gizzi. Amabile risponde da par suo. 42esimo sciocchezza di Buongiorno che già ammonito allontana un pallone e si becca il secondo giallo. In 10 crolla la resistenza del Celano nel primo minuto di recupero per merito di Simone Gizzi che indovina un destro potentissimo dai 20 metri che finisce all'incrocio, imprendibile. E non finisce qui perché un minuto dopo il Celano protesta quando Luzzi va giù in area, ma anche in questo caso Catucci fa correre, finisce 2-2 con qualche scaramuccio di troppo nell'immediato dopo gara. Luiso, una bella prima mezz'ora, poi forse il Celano ha smesso troppo presto di giocare. Sì, detto bene, probabilmente sì, visto più bel Celano visto fino adesso, abbiamo fatto vedere un ottimo primo tempo, abbiamo fatto bene bene bene, giocando col 4-2-4, quattro attaccanti, bene, rientravano, attaccavamo, abbiamo preso una traversa, abbiamo fatto due gol, potevamo fare il terzo, e poi niente, poi bisogna vedere un attimino cosa è successo. Questi sono giovani, io gli dico sempre che se non si corre in 11 le partite difficilmente le porti a casa. Loro sono stati bravi, hanno fatto girare la palla, ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo perso l'uomo sul calcio d'angolo, l'hanno aperta e niente, poi è arrivato questo Eurogol. Angelone, dovete prendere due schiaffi per svegliarvi. Sì, ha detto bene lei, per i 20 minuti praticamente non siamo stati attenti a leggere delle situazioni e abbiamo preso due gol su calci da fermo evitabilissimi. E poi la squadra sì, ha finito il primo tempo in crescendo e il secondo tempo ha fatto un secondo tempo alla grande, anche grazie ai cambi, alle persone che sono entrate in campo subito di partita, e ha meritato sicuramente il pareggio e secondo me se riuscivamo a farlo qualche minuto prima il pareggio probabilmente avremmo potuto anche mirare alla vittoria.